schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo, anzi il glitch che vi ho portato ieri, però leggermente migliorato e con qualche consiglio in più buono per poterlo fare ragazzi, perché ho visto che tanti, non lo so, se lamentano pure dell'aria che respirano, quindi vi ho portato qualche consiglio. Allora, in primis non dovete fare più il passaggio di entrare nella missione, ma fate semplicemente quello che ho fatto io: avviate una volta il telefono, poi lo riavviate subito e aspettate di unirvi a un colpo ragazzi, o può essere o un colpo rapina oppure un colpo Domus Dei, non è importante, uno dei due va benissimo. Dopodiché portate fuori la Deluxo, deve essere per forza un'auto così, un veicolo di questi, non lo so perché, non me lo chiedete. E i garage vanno bene, qualunque tipo di garage, intendo al CEO, primo, secondo e terzo piano, quindi va benissimo qualunque tipo di garage. Dopodiché, dopo che avete portato fuori la Deluxo, che cosa dovete fare? Prendete l'auto che volete duplicare, io in questo caso sto duplicando la Sultan, premo freccia a destra e vado dentro all'officina. L'officina la dovete avere per forza, perché altrimenti non potete fare questa procedura e il glitch non funziona. Una volta che sono dentro l'officina, cambio la targa dell'auto, scendo dal veicolo e risalgo sul veicolo. Una volta risalito sul veicolo, premo la freccia destra, mi fa un piccolo lag e mi porta dentro il garage e l'auto è duplicata. Allora, ora che cosa dobbiamo fare? Se abbiamo un colpo di Lester, dobbiamo accettare un colpo di Lester, però prima di tutto usciamo dal garage. Diciamo che si sono eliminati un po' di passaggi, comunque si esce dal garage, si va in ufficio e poi in strada ragazzi. Come dicevo, se non abbiamo un colpo di Lester e sto pezzo de merda non ci chiama, sto zoppo maledetto, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare noi al, diciamo, al posto dove abbiamo il colpo attivato. Ragazzi, fate attenzione, se avete un appartamento vicino alla Maze Bank dove state facendo il glitch, l'auto non vi spawnerà, dovete andare in un appartamento un po' più lontano. Per esempio io qui avevo l'appartamento del perro, ho provato a farlo e quando sono entrato non mi è spawnata l'auto fuori. Come vedete io non ho l'invito di Lester, non ho un cazzo, e quindi l'unica soluzione che mi resta da fare è mandare a puttane il bug, perché in questo caso andrà a puttane il bug, però andare direttamente all'Eclipse Tower dove andrò ad attivare il colpo ragazzi. Una volta all'Eclipse Tower entrerò dentro e andrò ad attivare il colpo, accetterò i primi settaggi e poi uscirò dal colpo. È l'unico modo per poter sbaggare l'auto dalla Maze Bank ragazzi. Allora, una volta fatto il bug, se vi dice culo che ogni volta vi chiama Lester, non dovete rifare il bug, dovete semplicemente uscire nuovamente con la Deluxo, rientrare, mettere l'auto dentro all'officina e tutto il resto del glitch ragazzi. Questo è l'unico modo. Allora, diciamo che il passaggio del primo bug, se va tutto bene, che Lester ci chiama e abbiamo la possibilità di poter andare direttamente all'Eclipse Tower, il primo bug non dovremo più farlo. Quindi spero che queste informazioni vi siano utili per fare il glitch. Che altro dire ragazzi, come avete visto l'auto è spawnata qui in mappa, ce l'ho sotto all'Eclipse Tower.
Come dicevo, questo è l'unico modo, ragazzi, per poter far spawnare il veicolo, perché altrimenti non ci sono altri modi se non vi chiama l'essere. O vi chiama l'essere oppure venite qui e fate spawnare voi il veicolo. Ricordate però che se farete questo passaggio di venire all'Eclipse Tower o al vostro garage, diciamo al vostro appartamento per sbloccare l'auto, il bug non sarà più attivo e quindi dovrete ripetere la storia del telefono per ribuggarvi di nuovo. Vi faccio vedere l'ora, l'ho provato, è funzionante. Che altro dire, ragazzi? Approfittatene perché domani escono auto nuove. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.